Gregorio, ecco con me Gregorio Fancelli, grazie di aver accettato il mio invito. Facciamo due parole oggi con te, ti presento. Classe 1987, Toscano DOC, laurea in giurisprudenza, hai superato le prove scritte e orali per diventare avvocato. Io e te ci siamo conosciuti perché abbiamo lavorato all'interno dello stesso ufficio di Credito Emiliano. 2 anni fa, poi tu hai scelto di cambiare azienda, sei entrato in banca Mediolanum e attualmente da qualche mese sei in AIP. Gregorio, dici che cosa fai in AIP? Sì, intanto grazie Alice per questo invito che ho colto con molto entusiasmo, devo dire, e quindi sono ben lieto, ecco, di essere qui. Dunque, grazie per la presentazione. Io in AIP sono responsabile della divisione dedicata alla corporate governance e quindi ho a che fare con tutta una serie di adempimenti carattere societario e legale, più una serie appunto di attività collegate anche alla compliance normativa, sempre nell'ambito societario. E tra l'altro devo dire che AIP è una realtà molto dinamica, giovane, in forte espansione e dove ci sono molte possibilità di crescita. Quindi questa è un po' diciamo, la mia situazione attuale, lavorativamente parlando, e quindi ecco, non so Alice se poi hai altre Sì, domande. devo dire che mi fa piacere parlare con te perché ho una stima nei tuoi confronti, sei un professionista molto brillante e capace. Secondo te, Gregorio, quali sono le capacità, le abilità che ti sono servite per fare questa crescita verticale e soprattutto qual è il consiglio che tu ti senti di dare a tutti i professionisti che stanno facendo un percorso come il tuo? O vorrebbero fare un percorso come il tuo? Dunque, questa è una domanda molto interessante, molto, diciamo, per la quale è possibile dare, almeno nel mio caso, una risposta molto precisa e sincera. Io, nonostante abbia un curriculum e un background legal, giuridico, ho comunque sviluppato negli anni tutta una serie di skills o comunque di competenze e conoscenze che secondo me appaiono necessarie, utili e necessarie per lo sviluppo professionale e la crescita di chiunque si voglia affacciare nell'ambito non tanto banking e finance, ma in generale nell'ambito professionale anche diciamo, durante l'attività, per esempio, di libero professionista, quindi non necessariamente come lavoro dipendente. Queste qualità sono un approccio dinamico, un approccio flessibile di adattamento alla realtà e alla situazione generale, nonché ovviamente anche nei confronti delle persone, dei colleghi o consulenti o comunque collaboratori durante l'attività. Quindi io faccio una riflessione veramente sulle soft skills, come le chiamiamo ai giorni d'oggi, piuttosto che su quelle tecniche che comunque si sviluppano anch'esse dopo un forte consolidamento ovviamente nella realtà, diciamo, nell'esperienza accademica universitaria. Appunto, oltre a quelle tecniche, esistono e sono fondamentali, secondo me, queste di carattere, diciamo, umano e direi anche organizzativo, perché alcune qualità come non solo l'adattamento e la flessibilità, ma anche proprio il metodo e l'organizzazione, secondo me, devono essere prese in considerazione fortemente da chiunque voglia migliorarsi e avere una prospettiva professionale, senza ovviamente poi tralasciare il tema delle lingue e delle competenze informatiche. Ecco. Ecco, a proposito di lingue, dimmi un po' nel concreto che cosa ti ha portato ad avvicinarti, io so, in particolare all'inglese e allo spagnolo. Dunque, per quanto riguarda la lingua inglese, ovviamente è
fondamentale, è richiesta a livello anche della lingua madrelingua, quindi da questo punto di vista diciamo non ci sono molte obiezioni. Fin da piccolo è richiesta la o comunque anche lato mio, sono sempre stato portato per la conoscenza e l'apprendimento delle lingue, e quindi sono molto contento e ne vado molto fiero, ecco, di questo miglioramento nell'inglese. Ho avuto alcune esperienze all'estero e quindi mi hanno aiutato, ecco, al miglioramento nel livello di inglese. Per quanto riguarda lo spagnolo, è una lingua per la quale ho maturato un certo interesse negli anni, soprattutto viaggiando nei paesi latini, quindi non solo in Spagna, restando in Europa, ma anche nei paesi del Sud America. Quindi ho sfruttato anche il fatto che lo spagnolo ovviamente sia una delle lingue maggiormente parlate nel mondo, ecco. Ma nei tuoi viaggi hai avuto modo di incontrare dei professionisti che, soprattutto in questi ultimi 2 anni di pandemia, hanno scelto di stravolgere la loro vita, allontanarsi dal contesto classico, ordinario, di presenza in ufficio per viaggiare, quindi unire l'amore per il viaggio, per l'avventura, a poi quella che è, possiamo dire, una necessità, il lavoro? Sì, Alice, ho avuto il piacere, la fortuna e l'interesse anche nell'incontrare alcune persone, alcuni professionisti in diversi settori che lavorano o comunque hanno lavorato in modalità remoto e quindi diciamo da tutta una serie di luoghi nel mondo. Nei paesi in cui io sono stato e che hanno avuto e hanno la fortuna e la possibilità di lavorare appunto dislocati grazie a queste nuove modalità e svolgendo evidentemente la loro attività con la stessa produttività. E quindi questa, diciamo, è un aspetto molto che io trovo molto interessante e ormai il mondo lavorativo va anche, devo dire, la direzione è stata già abbastanza presa e quindi anche grazie purtroppo alla situazione pandemica, però mi sembra veramente una direzione questa che consente appunto la flessibilità nell'approccio all'attività professionale molto consolidata e si andrà sempre più verso questa direzione. Quindi, secondo il tuo punto di vista, questo è il futuro. La flessibilità, sì. La capacità di adattarsi, e mantenendo poi sempre intatta quella che è la voglia di migliorarsi, di studiare e ovviamente la produttività, ecco. Esatto, la capacità di adattamento, di flessibilità e non per questo viene meno la produttività e quindi è molto da apprezzare dal punto di vista delle aziende, ma anche, e qui ritorno un po' alla tua domanda di prima, durante l'incontro di questi personaggi, che poi alcuni di questi sono diventati anche miei amici, devo dire la verità, si è instaurato un rapporto diciamo di amicizia, è proprio la sensazione di benessere personale, la situazione di avere un'attività lavorativa che consente lo svolgimento anche che lascia il tempo anche ad altre attività extra professionali e il poter farlo anche e soprattutto da un luogo diciamo apprezzato dal singolo lavoratore. Ecco, questi aspetti qui mi hanno molto colpito e parlando proprio con i diretti interessati. Sì, anche perché la persona è una e a 360 gradi comunque si realizza non solo nell'ambito lavorativo ma anche in quello extra lavorativo e poi i due ambienti, le due sfere vanno poi a interloquire fra loro, quindi se vivi bene lavori bene e viceversa, ecco. Gregorio, grazie della tua disponibilità, per me è stato un onore averti qui, in bocca al lupo per il tuo futuro professionale, buon lavoro, a presto, grazie. Grazie.